Rocchetti, bentornate e bentornati ad un nuovo video di questo canale. Oggi parliamo di una serie del 2021 partorita dalle menti di Bill Motz e Bob Roth. Aspetta un momento, Bob Roth? Uno dei creatori di questa serie condivide il nome con un personaggio di Miraculous Ladybug, guarda caso anche lui produttore. Credo sia solo una coincidenza, non sono riuscito a trovare alcun collegamento tra i due e il vero signor Roth non sembrerebbe essersi mai avvicinato alla produzione di Miraculous, non sembra avere trascorsi con gli autori di quella serie, perciò dubito ci sia un qualsiasi collegamento. Molly McGee, una bambina energetica e super ottimista, si è appena trasferita assieme alla sua famiglia, composta di padre, madre e fratellino, a Brighton, una piccola, grigia, monotona cittadina. È l'ennesimo trasloco che affrontano, ma Molly è convinta che questa sia la volta in cui finalmente si fermeranno. La casa che hanno scelto, però, ha già un inquilino. Si tratta di Scratch, un fantasma tanto brontolone quanto goloso, che non ha nessuna voglia di condividere l'abitazione con dei mortali. I suoi tentativi di spaventare e far fuggire la famiglia McGee falliscono però di fronte all'entusiasmo di Molly, elettrizzata alla prospettiva di avere per coinquilino un vero fantasma. Disperato, Scratch lancia una maledizione sulla bambina, che però finisce per ritorcerglisi contro. Finché la famiglia non abbandonerà la casa, infatti, Scratch sarà vincolato a restare con Molly, obbligato addirittura ad accorrere se chiamato. Il burbero fantasma tuttavia finirà per affezionarsi alla bambina e alla sua famiglia, diventando il miglior amico di Molly. L'unico problema è che il Gran Consiglio dei Fantasmi esige da lui che la popolazione di Brighton resti misera e infelice e con l'ottimismo travolgente di Molly in città, questo non sarà facile. Ho scoperto per caso questa serie qualche anno fa, assieme a The Owl House e Amphibia. Con questi titoli in realtà ha poco a che fare, tanto per cominciare non ci troviamo di fronte ad un isekai come nel caso delle altre due serie. E anche lo stile di disegni è abbastanza diverso. Eppure è riuscita ad appassionarmi allo stesso modo. Molly è anche una protagonista più giovane di Anne Luz e questo si riflette sul tono delle sue avventure, molto più semplici e leggere. Per tutta la durata della prima stagione la serie mantiene un carattere abbastanza episodico e sebbene vi sia un minimo di evoluzione nei rapporti tra i personaggi non c'è esattamente un macro arco narrativo da seguire. Certo, fin dall'inizio sappiamo del Gran Consiglio dei Fantasmi e del suo inquietante presidente e in un paio di occasioni Scratch deve ingegnarsi al fine di mantenere le apparenze coi suoi superiori, ma per la maggior parte del tempo ci troviamo di fronte alle avventure di tutti i giorni di Molly e della sua famiglia, nelle quali il burbero fantasma si ritrova coinvolto. La sottotrama legata al mondo spettrale riemergerà e verrà affrontata solo più avanti. Il cast pian piano si allargherà, con l'aggiunta di Libby, nuova amica di Molly, e Andrea Davenport, l'immancabile bulletta della scuola, ricca, viziata e famosa influencer della città. Un dettaglio che certamente distingue questa serie dalle altre sono le canzoni. Un po' come facevano anche Phineas and Ferb qualche anno fa, Molly McGee ha praticamente una canzone nuova ogni episodio, tutte estremamente orecchiabili e tutte azzeccate col mood della puntata. Se avete un abbonamento a Disney Plus vi consiglio caldamente di andare a cercare questa serie e divorarla. Al momento della registrazione di questo video sono uscite soltanto due stagioni, però sono abbastanza corpose. La prima ad esempio supera i 30 episodi, quindi rimboccatevi le maniche. Fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate se l'avete vista e se non l'avete ancora vista. Fatemi sapere se questa mia piccola presentazione vi ha anche un pochettino intrigati. Vi ricordo che è possibile sostenere il canale in molti modi, usando i miei link affiliato che trovate in descrizione, oppure abbonandovi al canale, così potrete anche usare le emote dell'orchetto. Un grazie grossissimo a Monaco Punch, Mitred Princess e Gigi Live per sostenere il canale tramite l'abbonamento. In alternativa potete sostenermi anche gratuitamente mettendo un mi piace al video e condividendolo con gli amici. Da Orprof è tutto, un abbraccio! See you!